Scola a tutti, ben ritrovati in questo nuovissimo gameplay, un usuale gioco in coop che piace al signor Ketervil, che vedete qui in collaborazione con me, e anche linkato nei social in basso, quindi andate a vedere il link in basso. Night Slashers, versione giapponese, perché è appunto la versione non censurata. Non vi aspettate dei video, perché tanto è tutto giapponese. Noi non caviamo un cazzo, tu lo capisci? Ma figurati, tanto qui tocca ammazzare tutti. Andiamo Picchi avanti. Perché devi ammazzare gli zombie, punto e basta. Comunque, il signor Ketervil è un altro streamer con cui sto collaborando ultimamente anche troppo. Mamma mia, Ketervil è sempre davanti ai palle. Scherzo. Però dico, aspettatevi di vedere altre cose insieme, perché credo andremo d'accordo sul fatto che ci piace fare le cose in coppia, quindi... Alla grande. Ultimamente sto più con te che con voi. Vediamo... Questo è preoccupante, però. Però la, come si chiama? La presentazione mi sa che si può vedere. No, ah, è solo scritto. Ah, lo vedi? Dice in un mondo post-apocalittico. C'era un mondo. Prima ci sono degli zombie e tu li devi a schiaffi. Questo stai dicendo. Sì, eh. Gioco incredibile con dei sprite alti mezzo metro. Cioè, in mezzo schermo dei sprite, praticamente. Oh, vedete, no, una famiglia in pericolo. Salvare. La consueta donzella. Che personaggio vuoi? Cioè, questo qua? Questo qua è sì, quello l'avevo principale. Preso io. Ah, questo è il personaggio principale. Credo sì. Quello più massiccio. Di biomeccanico. Non lo sapevo manco. Io l'ho preso perché... La ragazza si chiama Hongua. È Hongua. Jake. Ah, puoi pure tu Jake. Christopher, oh raga, oh, qua stanno pieni di zombie, dobbiamo andare a menare. Dai, forza Roma. Questo stava scritto pure, dai, forza Roma. Vedete tutto il sangue. Questo raga, io ho fatto la versione anche single player, però ho detto, vabbè, facciamo anche cooperativo, perché credo sia un gioco che... è inusuale vederlo in cooperativo su YouTube. È sfizioso. Eccolo, eccolo, Gianna. Morendo malissimo. Ecco, questa mossa ti toglie la vita. Non è il caso di farla. Ah, c'è non proprio il tasto. Non è il caso di farla mentre la facevi, lol. Pensavo che era la combinazione dei tasti, invece c'è proprio il tasto bomba. Quindi già siamo morti malissimo. Eccolo. Questo è uno dei favorite di Ketervil, raga. Sì, è un bel picchiaduro. Molti beatmap. Però sì, questo qua è uno dei miei preferiti. Beh, più che altro perché c'hai zombie, guarda che robe. Poi c'hai gli sprite così grossi, meni. Penso sia uno dei pochi giochi dove picchi zombie ammazzati. Sì, eh. Poi li spappoli proprio, guarda che robe. Devo alzare un attimo un po' la voce. Un po' bassino il gioco. Ah, ma sta quel boss antipatico, proprio non è una merda questo. È vero. Infamissimo questo. Si fa manco avvicino. Ah, che alla grande. Ma cazzo si vede questo? Mena. Mamma mia, che chiusa! Incredibile! Squagnato. Abbiamo distrutto. Ehi, grazie del follow, benvenuto. Questo invece di farlo due volte, come abbiamo fatto alcuni titoli, ti rifà fare tutti i boss di nuovo da capo. Prima del finale? Sì, nel finale ti fa fare una specie classico di classico del beat'em up, questa cosa. Era molto classico del beat'em up. Qui c'è la mossa che corri con due volte avanti e fa... Mamma, suplex, incredibile. Niente, sciolto pure questo, letteralmente. Sbagliatissimo. Queste musiche pump, senti. Sì, questa qua è una di quelle geek sia artisticamente che musicalmente era favoloso.
visivamente e musicalmente. Ma l'ho scritto bene il tuo nome, Fat Caterpie, sì. Dopo 3000 ore, membro del duo. Vabbè, vado a dire sempre che Caterpie. Come si spappola nel bello. L'uomo lupo. Come si spappola. Ma chi è quello? L'uomo fiamma? Oh, è come un meno. L'uomo fiamma. L'uomo torcia di Super Fantastici 4. Dove sto? Dove sto io? Non mi vedo. Attenzione. Mangiando pesantemente. La zuppa, c'è la zuppa. Ma un calcio l'hai ucciso. In bocca. Un Dracula, mie. Sono il conte Dracula. Eia. Ma i beat'em up quelli così sono belli tutti. Impressionante. E voi ti posso far conoscere dei veri traumi. Come i veri traumi? Dei veri traumi. E quale sarebbe? Ah, questo è bastardo. Quale sarebbe dei veri traumi? Ma più col vecchio io. Dei beat'em up traumatizzanti. Ah, dei veri traumi, ok. Traumi, sì. No, pensavo che mi dicevi il titolo del gioco, non avevo capito. Che cacchio è, dei veri traumi. Oh, attenzione, attenzione. Guarda come ti sfoga la vita quel bastardo. È il nonno di Vega, quello. Il pappettaio. Guarda, guarda che malincoglionito. Non si flexa nel niente. Mi è squagliato anche lui. Sono fatti di cera questi. Ho visto il mio che alla fine della combo fa una cosa con la pietra. Ma chi è? Che mi sta facendo una combo per la coppa giù? Tira tu la vita, guarda, ti serve. E questo? Oh, il golem! Queste musiche pulp quanto sono fighe. Mamma mia. Il golem dei zombie, zombato. Anche no, cazzo, sono nessuno di uno pirla. Mamma. Alla grande. Guarda, la fierissimi stiamo proprio. Vai, che devi. Mettiti un po'. Come Dalsim. Oh, attenzione, bonus game. Che cazzo succede? È questa? Ah, posso andare. Ah, figo. Si può abbattere la talpa. Esca la talpa. No, schiaccia, schiaccia. Guarda che si no, sono inventati. Per pochi. Oh, win. Che si sono inventati. Incredibile. Tipo Street Fighter dove ammazzava la macchina, certo, no? Ah, quello era bello, però. Quanto mi divertiva quella parte. Ok, Conan. Sono ammazzato subito un capo. Beh, facciamo le mosse di Okuto. Quello che ho fatto Okuto, gli è esploso la testa. Maronne. È un coso gigante.
Sono proprio grossi sprite su sto gioco. No, ma io lo adoro, a me piace. Però peccato che io nelle sala giochi non l'ho mai beccato. No. Questo qua no. Di pure tu l'hai scoperto grazie al mame. Sì. Ma sì, poi chissà quanti non intercettati del ragazzino che non gli ho dato peso. E in realtà poi la passione è partita dopo, perché essendo stati cancellati dalla storia e andarle recuperate, rendevi conto di che cazzo di perle che t'eri missato. Ma vi farò vedere le beatemap. E se ci giochiamo mo ci spompiamo più di quello che già siamo, perché veramente sono sì, questo è abbastanza semplice come beatemap, eh. Ma credo sia uno dei più facili questo, secondo me. Anche perché è lento, capito? Riesce a fare bene le cose. Mm-hmm. La vita solo che non te la danno manco per scambio. E poi c'è sta cosa diabolica che comunque se vuoi fare la super ti succa la vita, quindi magna sordi da quel lato. Eh beh, mica era l'unico che lo faceva. Ah, un po' di vita. No, infatti i morti facevano a sto modo. E non vedo l'ora che ci fai conoscere altri beatemap segreti. No, ma è roba che, cioè, sicuramente se la conosci sei un eroe, perché tipo, il titolare della sala giochi dove l'hai visto andava denunciato perché per appropriazione indebita. Penso di. Perché porca miseria, i soldi che... Ah, mi ricordo da ragazzino la sala giochi che c'aveva anche il cabinato del gioco dei Genshiro. Che ti uscivano fuori i pugni. Io quello sì, non l'ho mai beccato, mannaggia. E ce n'era un altro che faceva il samurai. C'avevi la spada, entravi dentro. Mai visto. C'avevi davanti al cabinato, intorno c'avevi il plasticone. Che non fa dai corpi all'altri. E usavi la spada. C'avevi, mi pare, giusto 2-3 corpi. Oh, madonna, cuccio panza, in bocca proprio ci è arrivato. Io questo di fuoco non ho ancora capito come funziona. E gli men. ma non ho capito quando ti colpisce, come fa? Guarda questi quadri. Ma non si menano i quadri. No. Si menano solo loro. Gold. C'era un'altra concezione anche per il fatto di l'orgoglio di staffare record, no? Rispetto all'altro giocatore. Tu cazzo. Mi serve una scatolina. Prego. Ah, c'era la vita, pensavo fosse una cosa per recuperare vita. Ho visto quei coltelli. Allora, gran buono. Decapitato a carci. Secondo me uno dei cabinati più belli che purtroppo non ho mai beccato deve essere quello di quello dell'aereo, Harrier Attack. Che si muoveva tutto il cabinato. Tu l'hai mai preso quello? No, che si muoveva tutto il cabinato, no. Che entravi e ti facevi quel tipo di esperienza, mi ricordo. Alcuni dei camion. Ce n'era un altro dei aeroplani che c'aveva addirittura la manetta. Ma che proprio si muove e non me lo ricordo. Non mi è beccato. Contro il Dracula. Oh yeah. Mamma mia, io sono suprema. Non sta capendo niente, arrivo.
Mamma mia, con zero vita. Ecco, con il pistolettaccio ho ammazzicato. Oh! Con il Giuda ci ha battuto male, eh. Mol boschi, mol boschi. Massimi pisselli non te li puoi togliere di dosso. Mazzo, ma è vero, mi si appiccicano proprio. Oh. Squagliato. Ma è finito il gioco, è finito, cioè il capo è morto. No, alla fine ci fa fare boss rush, ricordate. Dovrebbe stare... No, non è il capo. Non mi ricordo com'era. No, alla fine ce n'è uno che non finisce mai. Porco Giuda. Gli sprite di fuoco della carta. Al mio tira fuori la croce. Mia. Mamma mia, sti stupidi con i coltelli. O nei beat'em up, quelli col coltello sono sempre più cagazzi. La voglia. Non ho mai capito la necessità di censurare sto gioco, perché? Ma infatti. Non si capisce. Il sangue forse dava problemi, come è successo per Carmageddon, ti ricordi? Vabbè, ma Carmageddon poteva istigare comportamenti non giusti, ma qua... Ma Carmageddon si preoccupavano del fatto che la gente andava in giro per strada e me l'ha rotto tutto. E così è. Sti stronzi. Dai, yeah. Ma io sa pure quell'altro dei cavalieri, ogni volta che finì lì lo facevano No, ma io mi devo andare a ritrovare la colonna sonora di sopra. Troppo figa, cazzo. Mazza se sta piovendo brutto. Occhio. Bordelli. Oh, Ciccio Panza, quello è pericoloso. Occhio, guarda come è agile. Oddio, c'è pure Conan. È pericoloso con i figli di puttana col coltello. Oh, Dio, si capisce la minchia. Eccolo, uno dei boss. La sua apparizione. Eccolo, è il cavaliere giallo. È il cavaliere giallo. Cavaliere giallo, ti è becca sta super, va. Sì, siamo morti, però non è detto, non è detto. Siamo morti insieme. Oh, dai, un unico neurone ormai, Mamma mia, sbagliatissimo. Le spade impossessate malefiche. Ecco gli infami col portello. No, non so questi, sono gli infami. No? Questi. Mo tutti. Livello dei infami col portello. L'ultimo 9 porto ti squagliamo malissimo.
Eccolo. Bolivia. Qui ci sono spawn un po' tanti, eh. Che cavolo. I scivolani. Guarda come goffo il mio col calcio volante. Sì, vero, non ci ho fatto caso. Oddio, il mio fa tipo Darcy, ma pure. Dove sta? Dove sta qui? Senti, faccio un super. Prendi di non c'è tutto Mancamon. Questo è un nuovo boss, sì, ancora non abbiamo finito la serie. Mancamon, bello agile, eh. Sgargiola qui con questi stivali. Mia, ha rovesciato. Un farone di capoeira qua. Vai, sbatto, come si deve. Lo sto. Oddio, che è successo? Menato nell'angolo, da preso. Bello quando facciamo le chiuse. Sì, eh. Grande, eccolo, vai. C'ha la cosa, la cosa Doom Slayer. No, da cazzo sono grosso, sembro grosso. Bonus game, che devi fa? Ah, hit button. Io mi stavo aggiusta il pad, va fanculo. No. Hit button. Ah, la grande. Ma non vale, mi stavo aggiustando il pad io. Non è uno strike. Dai, c'è sta il secondo round. No? È un round solo. Volevo vedere una volta io che facevo. Bullying dei zombie. La musica, sì. Ma normalmente non potevano entrare con l'elicottero. No, perché non schiantarsi e basta. Non questa cosa col fuoco, niente, non c'è verso, eh. Fatto proprio per farti ammazzare. Go go, to hell, to hell. Hanno illuminato l'inferno? Doom Slayer si scatena. Non so cosa ho fatto, però ho volato addosso alle persone. Chi c'è qua? La morte! Ah, oh, vedi? Eccolo, ora lo ricomincio. Questo era il primo, beh? No. No? Ah no, il primo era il dottoraccio. Ah, ma ti posso pure afferrare e farti fare la mossa. Davvero? Sì. Saltami in testa. Ma ti salto in testa? No, chissà com'è successo. Ah, cose strane. Questo è un boss? Dio, contro l'elicottero. E è vero, di nuovo. È successo, sì.
Maledetti, col coltello veramente configurabile. Compagnia, che serve, quello vuoi. Ma tanto. Una spada? Una spada leggendaria qui. Asci vostri. È la morte, questa era il primo. Hai visto? Incredibile. Quindi sì, ti devo saltare in un certo modo addosso. Ma vedo io. Vedi la pizza là, perfetto. A te. Ah, cacchio. Capiamo? Sì, mazza, sei sprecato. Questo? Pronto. Mamma mia, c'ho bombo cannoniere. Sì. Ho capito pure come farla. Si spappola, non mi vanno. Mamma mia, non l'ha sbattuto male. Rimuovere di nuovo. Ha cambiato colore la morte. È figo, guarda tutte schiamata. Eccolo che ho sbandito. Come l'hai fatto quella mossa? Ecco, salto e del pugno. Non si può dire. Salto e pugno insieme fa una diversa rispetto. Però togli uguale la vita. Tanto andavo, l'avevamo chiuso. Eccolo. Non me lo schivi sto coso, vaffanculo. Mamma mia, impossibile. Hai visto pure te se fa quella diversa. Oh, molla, meo. Guarda là, mi ha levato tutta la vita, sta chess del me. È una bella morte. Non conosco nessuno che ha sconfitto la morte. Che ha preso a pugni così la morte. Tra l'altro la morte che spruzza sangue. Come se fosse un qualsiasi essere comune mortale. Piace il modo, insomma, abbiamo visto. Allora, non sa troppo che... Ah, così, andiamo. Sguagliato. Stage 6. Chissà quanti cacchio di lì sotto. Serviro? Serviro? Io? La sto chiamando. Dal basso. Il livello che i mosche e i boss l'abbiamo fatto, era quello che dicevi tu. Sì, mi sa di sì. Che quanta cattiveria ci vuole per riproporre tutti i boss mentre uno è senza la giochi, no? Mamma mia. Siete proprio dei figli di infingardi, figli. Perciò non avevano il cabinato nelle sale, perché lo sapevano che era troppo mangio il gettone. È vero. Hai visto che abbiamo fatto? Lo so, incredibile. Non abbiamo fatto. Non lo so. Assurdo. Come si vede con il lupo, se n'è andato, ha detto fammene andare, va.
Infatti, però io scatenavo delle mosse. Nella sala giochi dove avevo Mumesa, c'avevano il cabinato di Alien, che quello pure era un mangiagettone. Infatti quello mi ricordo, i primi anni che lo vidi ero estasiato, dissi, ah, bellissimo, bellissimo, si spara. Mm. Però poi capì che era impossibile come gioco e dissi, no, meglio li butto più gettoni dentro. E c'aveva Luzzi? No, quello come che spara trovo. Sempre che fa tutto, il corpo fa tutto. Lo conosci il gioco di Alien Arcade? Sì, non mi ricordo che arma c'aveva. C'aveva la pistola? No, sopra. È tipo un fucilone. Ah. E cioè che caricavi pure così, beh? E tiravi a bomba? No. Una volta ne ho visto uno che facevi il cecchino, dove dal mirino c'avevi un altro schermo che ingrandiva. C'era quello là di caccia nella sala giochi, con un fucile da cecchino proprio. Mm-hmm. Bello, incredibile. Ma intanto ne beccavi certi che... È solo che quelli là ogni volta ci andavano almeno tre gettoni. Mi ricordo quelli lì evitavo perché dicevo, ma sono povero, dove cazzo ho tre gettoni? Sì, rimanevi là solo a guardare la demo. Oh, guarda che infame questo, eh. Ah, schiva questo, va. Mo gli faccio pure io. Yeah, beccato, va. Un torto poco, capito, però, eh. Oh, te fa sta mossa, niente. Inevitabile. Forse lo devi evitare fino a quando... ti ammazzo. Attenzione. Anche che l'ho preso. Ma adesso ci piace di attivizio e merda. L'ha già distrutta, la fa mucca. Assorba. Quello sì che è un buon modo per sbatterlo proprio. Ma qua dobbiamo fuggire, mi sa. Eccolo. Ma che dai, è tornato. Non so se tocca ammazzarlo o solo evitarlo. Non mi pare che gli fanno danno. Non c'è manca la vita. Non c'è modo di evitarlo. Oh, mori. Robot demoniaco. Ho squagliato tutti, così, ok, quello era il boss dei boss. Abbiamo salvato la famiglia, sì, che evviva! Il cratere del... Vabbè, dottori, se vi è piaciuto questo video lasciate un like, venite anche a trovarci sugli altri social. Che devi dire? Tu vuoi dire qualcosa? Vuoi chiudere? Beh, che dire, è un gioco fantasticissimo, di spappolamenti dove ammazzi e ti impari anche il giapponese. Vedi, oro, vedi? Oro. Oro? FM. FM. Silent. Io so le musichette, le canzoni. Che poi credo non sia giapponese, mi sa che è cinese. No, questo giapponese. È giapponese, poi c'è la versione coreana che è quella là censurata. E poi censurata è il sangue verde. Incredibile, molto carino, molto facile, c'è da dire. Solo magna sordi. Però molto gli ultimi due livelli proprio un po' esagerati. Sì, l'ultimo proprio, cioè, è fatto apposta per fatte morire e basta. L'ultimo boss, fa miseria, non lo potevi avvicinare. Subito di schiappare. Però molto dettagliato, molto colorato. Anche la colonna sonora sembrava interessante. Vedi perché sono io il biondo? Perché tu ti becchi la figa. Io invece io faccio lo stupido come adesso in corso. Classico, quello della mia vita, vedi? Non vedo l'ora che ci fai vedere altri beatmap storici. Qualche chicchetta gemma preziosa. Guarda, abbiamo usato quasi tutti i crediti.
Ah, cioè interessante, gusto. Interessante. Gusto. Oh, white. Abba. Certe animazioni ti lasciavano un po' così, in particolare i salti per l'aria. Cioè, il mio tipo Darsim è così dritto. Per tuo si incastrava in un modo strano. Brutale la cosa delle mosse speciali che ti tolgono la vita. Vabbè, molti facevano beh, così. Sì, era proprio così. Cioè, già il gioco era difficile. Poi mettete pure sta feature, quanto siete bastardi. Poi te voglio dire, un attimo un po' più di cibo, di vita, no? Ah, il cibo, poteva dare un po' più vita, almeno questo. Se ti dava una chicchetta così, con cazzotto te ne toglievano una e un'altra appresso. Beh, raga, ci vediamo in giro su YouTube. Non è escluso che magari apparirò qualche volta io sul canale del signore qui sopra. Quindi, alla grande. Continuate a fare quello che state facendo. Skull. Tu come saluti di solito? Io dico Skull, tu come saluti? Un abbraccione da cane torpido. Oh! Pensavo tipo dagli Forza Roma. E...